Oggi spendiamo la nostra pausa caffè con una personalità del mondo sportivo della provincia di Pistoia, conosciuto direi a livello nazionale per il suo passato e si sta facendo conoscere anche per il suo presente. Simone Venturi, attuale allenatore del Montecatini in Serie D, e partiamo subito dall'attualità. Come ti stai trovando a Montecatini, società emergente, e soprattutto il campionato che sta andando molto bene? Montecatini è stato da subito un'esperienza interessante e stimolante. Al di là di come stanno andando le cose ora in campionato, è comunque per me è stata un'offerta che non potevo non accettare, visto proprio come ha detto te che la società ha voglia di emergere, di tornare a vecchi fasti. Poi per te che sei pistoiese ormai adottato, si può dire un pistoiese puro, è ancora più bello lavorare accanto a casa. L'esperienza precedente a Monteburlo, insomma, aveva connotati simili, mi pare, no? Sì, c'è differenza, nel senso che a Montemurlo sono entrato in corsa, mentre qui ho avuto la possibilità di partire dall'inizio, quindi fare tutta la trafila della preparazione, e le società erano un po' diverse, nel senso una puntava a salvare la stagione, mentre questa ha dei progetti a lungo termine importanti, quindi c'è questa differenza sostanziale. Stare a casa è un valore aggiunto, perché sicuramente c'è meno dispendio di energie e di tempo nei viaggi. Hai parlato di progettualità, la situazione mi pare, vedendo la classifica, piuttosto buona, anzi direi ottima. Il mercato è stato importante, si può dire a cosa puntate, senza fare il nome ovviamente, anche per scaramanzia, non so se sei scaramantico, ma insomma puntate per avere un alto. No, allora, in realtà la società ha degli obiettivi velatamente importanti, ha una media scadenza, diciamo. Per quest'anno, oggettivamente, che era, diciamo, Montecatini 2.0 dopo la stagione dell'anno scorso, che è stato un po' rivoluzionato tutto, sia l'asset societario che la squadra, come primo obiettivo abbiamo la salvezza. Poi dipenderà quando la riusciremo a raggiungerla, perché se in base a quello poi vedremo cosa potremo fare. Ma il ritmo è abbastanza alto, mi pare, per raggiungere la salvezza. Avete anche degli uomini di esperienza ex pistoiese che vi possono aiutare a vincere. Ecco, proprio questo, quanto conta essere abituati a vincere in generale nello sport, in tutto lo sport, in particolare nel calcio, perché tu hai dei giocatori che hanno vinto dei campionati. Ma saper vincere è fondamentale, perché è la capacità che ha il giocatore più esperto, comunque più vecchio, che di trasmettere anche agli altri la gestione dei momenti delicati e particolari della stagione o di una singola partita. Quindi non farsi prendere troppo dalla tensione o da qualsiasi altro tipo di sensazione negativa. Secondo te si può allenare? Sì, si può allenare con l'esperienza e con la vita vissuta di campo e di partite e di tensioni che uno vive e accumula poi appunto col passare del tempo. Anche tu hai vinto dei campionati, uno in particolare, quello di C2, con la maglia, grazie Alessandro, con la maglia arancione. Quanto ti ha segnato il passaggio in arancione all'inizio della tua carriera? L'arancione per me è sempre stata una maglia particolare, perché comunque l'ho vissuta da ragazzino, poi sono passato dallo stadio, sono passato dal passaggio del fallimento della Pistoiese di Dromedari, poi sono passato al Pisa e poi sono ritornato in prestito. E poi mi sono, diciamo, tra virgolette, affermato nella carriera da calciatore per la Pistoiese, riuscendo poi a vincere un campionato che è stata una vittoria marchiata sulla pelle. Tra i vari allenatori hai avuto un certo Giampiero Ventura, che oggi è la ribalta nazionale, già da tempo lo è la ribalta nazionale, oggi ancora di più, anzi direi internazionale. Ti ha segnato poi il passaggio con Ventura? Ma Ventura io l'ho avuto, è stato il secondo grande allenatore che ho avuto
ripeto, perché il primo che l'ho vissuto un po' marginalmente, però comunque marginalmente perché non ho mai giocato, era a Pisa l'anno prima in Serie A, che c'era Lucescu, che già aveva una metodologia all'avanguardia. Subito dopo, vivere un'esperienza con Ventura, facendo insomma un campionato da riserva, comunque da prima riserva, è stato un accrescimento professionale importante, perché già anche lui aveva una preparazione, una metodologia di allenamento importante, che ti trasmetteva la voglia di giocare e di affrontare la partita con gioia, non con l'ossessione del risultato. Questo è stato sì, sicuramente importante. Allora faccio un passo indietro, perché sono curioso. Lucescu è una figura che mi incuriosisce molto. Che tempi erano quando arrivò Lucescu nel calcio italiano, e cosa ha portato nuovo e cosa ti ha insegnato a te nella tua esperienza professionale attuale? Ma Lucescu, paradossalmente, insieme a altri paio di allenatori, è stato quello che mi ha segnato di più e che mi ha dato anche la voglia di provare a fare allenatore. Lui è arrivato nel momento sbagliato e forse nella società sbagliata, nel senso che il Pisa in quel periodo con Anconetani era un po' old style, un po' vecchio stampo, e non... non era pronta un allenatore così all'avanguardia. Lui aveva la metodologia di allenamento che attualmente utilizziamo quasi tutti, insomma, anche su libri c'è tutto quello che lui proponeva. L'ho ritrovato ora, che ora è tornato di moda, o lui era veramente avanti. E quindi è stato un personaggio poi strano, perché veniva da una cultura diversa, si è ambientato subito velocemente e voleva imporre la sua idea in una società che invece pensava in maniera molto più, un profilo più basso. Quanto è cambiato il calcio? Il calcio è cambiato totalmente. Quell'anno lì di Lucescu, mi sembra fosse il 90, posso dire che è cambiato totalmente in peggio. Peggio, dici, dal punto di vista del contorno oppure delle varie metodologie? Perché secondo me, so che anche tu sei un appassionato, comunque utilizzi video analisi, cose del genere, quindi è in campo o fuori dal campo? Allora, tutte e due, nel senso che ora in Italia si sta cercando in campo sicuramente di migliorare tutti gli aspetti tecnici e di studio, di analisi, mentre sempre in campo c'è questa forzatura di voler far giocare i giovani in tutte le maniere, e si inventa tutte queste regole strane che secondo me invece danneggiano il fatto di voler far giocare i giovani. Soprattutto in categorie basse, penso. Sì, ora mi riferisco ovviamente a Lega Pro. Basta, tra virgolette. Poi si pensa che queste regole ci sono anche in terza categoria, forse in terza categoria no, ma in seconda categoria, che vuol dire proprio... No. Al di là della categoria poi è una forzatura grossa, perché il giovane gioca finché rientra in questo quadro di under. Una volta superata... anche di 6 mesi, questo giovane non gioca più, perché non serve più a nessuno, quindi è frustrante anche per i ragazzi. Quindi invece, come si diceva una volta, giocano più bravi. Benissimo, esatto. Chiaro, sì, è normale, lo condivido e sottoscrivo. È sempre funzionato un po' a tutti i livelli, a tutti gli sport. Tu di giovani ti intendi? Hai fatto un passaggio iniziale nelle giovanili di Livorno, che esperienza è stata quella? E se lavorare con i giovani è ovviamente diverso, ma cosa significa lavorare con i giovani di oggi? No, perché dice le cose sono cambiate. Sì, sono cambiate, però diciamo i genitori sono cambiati forse rispetto a una volta, perché sono più apprensivi, sono più presenti, sono ingombranti, e quindi ti devi relazionare continuamente con queste figure. Anche a Livorno, che è una società professionistica, parrebbe strano la cosa. No, allora a Livorno io non parlavo mai con i genitori, i genitori se avevano qualche
dimostranze andavano dal direttore sportivo, dal responsabile. Comunque ci andavano. C'era la fila, no? Che ci andavano. E questa è una brutta abitudine, secondo me, perché è limitante per i giovani, per la loro crescita, perché vengono continuamente giustificate le loro mancanze, mentre credo che a livello educativo bisognerebbe stimolare a migliorare sempre, a fare autocritica, a riconoscere i propri limiti, i propri errori, e poi proprio analizzando i propri errori che uno, un processo di crescita passa inevitabilmente dagli errori, quindi se invece uno poi le azzera sempre, per forza di cose diventa presuntuoso e leggero. Poi insomma la figura dell'allenatore, lavorando con i giovani, non è solo quella di fare allenatore, ma è qualcosa di più. Tu hai collaborato con Nicola a Livorno, anche quella cosa ti ha lasciato, un allenatore che si sta affermando comunque in Serie A e si è già affermato qualche anno fa. Sì, Nicola è un personaggio particolare, nel senso che ha avuto un percorso da calciatore intenso, perché ha fatto una buona carriera, è passato da infortuni grandi, ha avuto una tragedia familiare, quindi è una persona che ha vissuto anche la sofferenza, sempre però in maniera molto matura. E da allenatore è un romantico, quindi è uno che vuol sempre giocare, diciamo così, per lo spettacolo, anche se poi in certe piazze non può, o in certe situazioni non viene sostenuto, come spesso succede in Italia. È una persona insomma profonda. Beh, insomma, una bella descrizione. Rimanendo in Serie A, tu hai un amico che allena una delle squadre di Serie A. Te lo faccio dire a te, ovviamente, che rapporto c'è, è un rapporto di amicizia sincera, so. Sì, è Simone Inzaghi, che abbiamo giocato insieme a Novara l'anno che abbiamo vinto il campionato, e anche lì era si è avuto un rapporto intenso di amicizia. Io facevo quasi da fratello maggiore, perché lui era un po', gli piaceva un po' tanto divertirsi. Poi abbiamo fatto il corso a Coverciano insieme e ci siamo ritrovati a rifare le solite cose che facevamo a 20 anni, e ora ogni tanto ci si sente. Insomma, è un personaggio importante, non tanto perché è famoso, importante perché ha una personalità di spicco, ha un'intelligenza raffinata, e sono contento che stia facendo questa esperienza, che sta facendo anche con buoni risultati. Quindi, e paradossalmente, che lui, che sembra magari un po' presuntuoso, un po' insomma altezzoso, è uno che segue il calcio a 360 gradi, cioè praticamente dalla Serie D alla Serie A, alle nazionali, in maniera a conoscere tutto. Ti dà anche qualche consiglio se ne ha bisogno? No, quello al contrario, semmai. No. Non parliamo di calcio in maniera leggera, no? Quando ci sentiamo parliamo. Magari un giorno sarebbe bello che ti venisse a vedere, se lui, quando lui magari non è impegnato o è già venuto. No, è venuto a Livorno, da queste parti, ma è venuto a Livorno, ci siamo incontrati a Livorno perché lui veniva con gli allievi o con la primavera. Però dimmi la verità, lo vorresti un Simone Inzaghi in Monticatini? Ah, certo, lo vorresti, è sempre depensato che fosse anche, avendoci giocato insieme, poi io ho conosciuto anche il fratello, lui era secondo me tecnicamente anche più bravo di Pippo, quindi uno come Simone Inzaghi ci vorrebbe sempre. Poi questa intervista gliela mandiamo tante volte, così. E una cosa, come vedi qua, siamo in un locale dove non ci sono slot machine, ma ci sono libri, tu cosa stai leggendo attualmente? No, allora, attualmente non sto leggendo niente. L'ultimo libro che ho letto è stato quello di Carlo Ancelotti, che era un po' per accrescere la conoscenza calcistica di metodologie. Di formazione professionale. Formazione professionale. Ci sono tante di queste biografie, stanno sul mercato, se ne trovano tante. Io credo che possano anche insegnare qualcosa, perché poi alla fine Ancelotti stesso è un maestro, e secondo me anche nel rapporto con i calciatori ti possono insegnare. Sì, Ancelotti mi piace molto, al di là di come proprio fa giocare le proprie
proprie squadre, ma come approccio che ha con i giocatori, perché è sempre amato dai gruppi, ovunque è andato, in tutto il mondo. Quindi è sicuramente un personaggio da quale prendere ispirazione. Stile Venturi, Ancelotti o Mourinho? No, io più... No, ora. E ovviamente, quando si parla di modelli, si parla di modelli alti. No, direi più Ancelotti, sì. E qual è il tuo allenatore preferito fuori Simone Inzaghi? Ma io, Ancelotti, io sono anche milanista, quindi ricordi bene... Vabbè, questo anche se lo dicevi, eh. No, invece lo dico perché mai ricordi belli sono rimasti più o meno alla sfera del periodo ancelottiana, sì, del calcio bello, dei grandi giocatori. E però, a parte gli scherzi, è comunque sempre stato, dovunque è andato, un calcio propositivo, un calcio moderno, se si può dire, e ha sempre avuto questo savoir-faire che è intrigante, non ha mai alzato le righe, non ha mai litigato con nessuno, non ha mai, quindi è un modello da prendere insegnamento, anche perché io caratterialmente sono un po' più focoso rispetto a lui. Sei un conte ancelottiano, sarebbe già una bella cosa. Sarebbe bello, sì, diciamo una via di mezzo. Ti lascio bere il caffè, Simone, liberamente. Io ti ringrazio per questa pausa che ci hai regalato e ovviamente un grande bocca al lupo alla sua carriera, prima di tutto per la carriera e poi anche per questa stagione. Stiamo vedendo che sta facendo veramente bene, speriamo che tu possa continuare così, sono sicuro, anzi, che sarà così e noi ti seguiremo come Pistoia Sport, perché oltre al calcio pistoiese seguiamo tutta la provincia di Pistoia e Montecatini compreso. Buon caffè. Grazie a voi. Alla vostra.